si è concluso il laboratorio di difesa personale femminile organizzato dal progetto Scacco al Re, in collaborazione con l'associazione Civitas Solis, il servizio di Laura Dominici. Che utilizza fondi di fondazioni bancarie, quindi tutto il progetto è finanziato con fondi privati e non con fondi pubblici. Ma per ottenere questa opportunità, l'idea di Dario, alla quale poi ci siamo aggregati una serie di associazioni calabresi, si è dovuta confrontare con un numero elevato di altre idee, e questa è una delle poche che sono state finanziate per la nostra regione, tra le pochissime. Quindi gli siamo enormemente grati, non solo del fatto che ha acquisito notevoli competenze nel campo dell'autodifesa femminile, ma soprattutto sul fatto che ha acquisito competenze manageriali e da un punto di vista sostanziale, cioè è un esempio del fatto che anche in Calabria ci sono associazioni che riescono su settori nuovi, questo è un settore totalmente nuovo, a svolgere un servizio che noi speriamo sia ritenuto utile dagli utenti, in questo caso da voi, no? Come opportunità, e che ci piacerebbe negli anni futuri far continuare. Quindi grazie che avete accettato di partecipare a questo.